Sto parlando con qualcuno di cui non posso rivelare il nome perché non ci sono piani, però per raccogliere appunto un interesse a fare qualcosa di più, a intervenire. Ma io penso che ci sia in questo momento la volontà, insomma ci vorrà del tempo, ma sarebbe una altra leva importante che andrebbe ad aggiungersi al Comune, a enti come questo che lo fanno di professione, ecco, potrebbe essere importante, magari diciamo che oggi è un po' una mia consapevolezza, è un po' anche un appello, per cui vedremo un po' di... fronte periferie, soprattutto perché stava parlando delle periferie appena prima della... Sì, sul fronte del bisogno, sul fronte del bisogno, no, io non vedo un mecenatismo per mettere a posto Monte Napoleone, sia chiaro, io vedo un mecenatismo per aiutare quelli che hanno di più, che aiutano quello che c'è di meno. Allora, Milano è una città che sul mecenatismo ha una storia straordinaria e una disponibilità straordinaria. Ci sono le piccole cose, la cena della galleria, possiamo essere più ambiziosi? Secondo me sì, in questo momento c'è, dovrebbe essere più piacevole, ecco, per una grande famiglia milanese pensare di lasciare un segnale. Quindi prendetelo un po' come un appello, ma è certamente qualcosa a cui sto riflettendo, un po' stimolato da alcuni di questi signori. Però si era un po' inaridito il mecenatismo in città, ci sono stati parecchi appelli prima del suo, mi ricordo ai tempi Carrubba disse beh questa borghesia in qualche modo si è dimenticata. Però in questo momento mi pare che ci sia, queste famiglie siano più felici di vivere a Milano di un po' di tempo fa, e non è una considerazione di natura politica la mia, è il fatto che essere orgogliosi del momento di Milano, alla fine siamo orgogliosi tutti un po' del momento di Milano, allora cercare di farne parte in maniera attiva potrebbe essere il momento, per cui insomma io credo che potrebbe essere il momento. Ragioniamoci, aiutatemi con questo appello di principio. Ma lì parlava di una seconda parte del piano periferie che comprenda, che vada oltre le 5. È chiaro che se fosse un altro mandato, ma immagino che se noi facciamo bene questo, se dovessi essere io un altro, abbiamo tracciato una strada e quindi dai 5 quartieri bersaglio si bisogna andare avanti, perché tanto ci sarà una richiesta naturale. Campagne elettorali sono a volte lunghe e noiose, ma hanno una grande utilità che ti fanno confrontare con le richieste, e il nostro tema delle periferie è nato perché, vi ricordate, in campagna elettorale si parlava solo di periferie. Allora, o uno fa un po', è un gioppino che parla, dice di sì e poi dopo si dimentica, oppure sarà, e la prossima sarà ancora così. Grazie, arrivederci. Grazie.